Questo tempo dopo Pentecoste ci regala anzitutto, ci restituisce anzitutto il rapporto con la terra, l'aria, l'acqua, con la creazione a cui apparteniamo, che ci sostiene, di cui siamo intessuti. Abbiamo sentito dal Siracide: ascoltami figlio e impara la scienza. Non è ancora la scienza moderna quella di cui parla il Siracide, eppure rispetto a tanto parlare di ogni giorno, questa scienza di cui parla la scrittura ha in sé la capacità di ponderare, di parlare con cura, di distinguere, di ordinare, di riconoscere la differenza e i legami fra le persone e le cose. Possiamo dire che quello che il metodo scientifico ci porta ad approfondire, a vedere nella sua interna struttura, questa scienza, questa sapienza della vita che la Bibbia ci restituisce, ci insegna ad assumerlo, a farne un modo di vita, che ci consente di non vivere la realtà, la creazione, come una miniera da rapinare, di non vivere i legami, sia quelli con le persone, sia quelli con le cose, con la realtà, come uno spazio in cui prendere tutto ciò che ci sembra necessario, a prescindere da tutto e da tutti. Ma uno spazio, un tempo, anche quello nella nostra vita, in cui anzitutto stupirci, riconoscere un debito, rispettare, onorare l'equilibrio tra tutte le persone e tutte le cose che esistono. Questo modo di stare nella realtà che è capace di responsabilità, di contemplazione, di equilibrio, persino di distacco, ci permette di vivere diversamente questo mondo e di riconoscere che se è a pezzi, molte volte, troppe volte, è per la nostra responsabilità. San Paolo scrive ai Romani di un'ira di Dio di fronte a questo modo di vivere che soffoca, dice, la verità nella menzogna, cioè che trova continuamente argomenti per negare la realtà. Il Magistero della Chiesa di questi ultimi anni ci aiuta a riconoscere che non è più il tempo in cui correggere qualche cosa del nostro modello di sviluppo, ma è tempo di abbandonarlo, perché, come scrive Papa Francesco, questa economia uccide, desertifica il mondo, lo fa a pezzi e ci fa a pezzi, moltiplica le diseguaglianze, le povertà, i conflitti. E questo è un tema spirituale, non politico, spirituale prima che civile, perché riguarda il modo in cui sentiamo, viviamo, stiamo nella realtà. Le parole del Vangelo di oggi sono fortissime. Si può vivere nell'ansia, nella preoccupazione, e questo ci rende predatori l'uno dell'altro. E si può vivere invece non come pagani, ma come figli che sanno che c'è una presenza, una parola che li porta, che li custodisce, e che tutto questo chiede fraternità, amicizia sociale, collaborazione, disponibilità a convertirci, conversione, vedere il mondo a rovescio rispetto a come l'abbiamo visto fino a quando abbiamo ascoltato questa parola. Abbiamo la fortuna di appartenere a una Chiesa che, pur tra tanti limiti, tanti difetti, come diceva la prima preghiera di oggi, è piantata in tutte le parti della terra.
e questa possibilità di appartenere a una realtà che già unisce i popoli ci permette di renderci conto che il nostro non è l'unico punto di vista di cui tenere conto, ma che appartenere alla Chiesa ci chiede di appartenere alla vita, a questo mondo, riconoscendo che è un mondo da sanare, da ricostruire, da riavvicinare, da non spaccare ulteriormente, ma di cui prenderci una profonda cura. A questa bellezza, a questa sapienza, oggi ci apre la parola di Dio. Chiediamo di poterla accogliere per inserire ogni nostro pensiero, ogni decisione, gli stili della nostra vita dentro la missione messianica, liberatrice, trasformatrice di Gesù che continua in noi.